Benvenuti a Ship to Shore News. Alleanza commerciale sul podio dei container carrier. MSC e CMA CGM, seconda e terza compagnia mondiale, uniscono le forze con una cooperazione operativa sulle maggiori direttrici di traffico. Tomassos Brothers non lascia, anzi raddoppia. La compagnia greca con parentela napoletana trasforma due ordini residui per product tankers in Cina in quattro navi più piccole. A Livorno arriva la frutta di Del Monte. Il porto labronico accoglierà i container della multinazionale americana, mentre Dole ha scelto MSC per i suoi traffici mediterranei. Mattioli abbandona una Lady oceanica per una elegante. Nella flotta di Blenheim Shipping è entrata la New Building Smart Lady, ma verrà ceduta la Ocean Lady. Con il viceministro Ciaccia, la finanza entra nei porti. Il nuovo sottosegretario alle infrastrutture aveva finanziato il project finance della piattaforma Maersk di Vado. Intanto il ministro Passera dà l'ok all'autonomia finanziaria dei porti. 90 olé per la Ignazio Messina. La compagnia genovese sceglie la Spagna per festeggiare l'importante anniversario in attesa di mostrare le new buildings coreane all'Italia. È nato il campione nazionale delle ferrovie private? CFI, GTS, ICC e il newcomer Oceanogate creano IRFA, alleanza strategica finalizzata a realizzare economie di scala e ad offrire servizi su tutta la rete. Primi ruggiti per il Tiger. Presentato ad Amburgo, il sottoprogetto europeo Genoa Fast Corridor per il miglioramento dei collegamenti ferroviari fra Genova e Rivalta Scrivia. Genova e Napoli rivoluzionano le riparazioni navali, allo studio nuovi assetti organizzativi per la gestione dei bacini di carenaggio, mentre anche Livorno e La Spezia vogliono rientrare nei giochi con due bacini galleggianti. Interferri sulle ECAS, la deadline del 2015 è una mission impossible. I nuovi limiti sulle emissioni di zolfo in Nord Europa entreranno in vigore tra 3 anni, troppo presto, secondo l'associazione delle compagnie di traghetti. Leggi sull'ambiente, ECM Europe e RINA insieme per assistere gli armatori. Il gruppo genovese mette la sua esperienza a disposizione dei clienti per l'implementazione delle linee guida WECP sul rispetto delle nuove norme in materia. Valencia Lab perfetto per gli armatori italiani. Grimaldi punta a crescere nello scalo iberico con la nuova linea, mentre MSC potenzia management e dotazioni tecnologiche del suo terminal. Le crociere si spostano in pianura padana. Giro Libero promuove un nuovo concetto di vacanza boat bike lungo il fiume Po con la nave fluviale Ave Maria. Nel deserto di commesse, doppio colpo ad Abu Dhabi per Jodis Wilson Italia. Assicurati 2 grossi contratti con Saipem e Maire Technimont per la complessa spedizione di 4 reattori prodotti in Italia in pieno deserto arabo. A Genova un presidio medico sanguigno per i marittimi filippini con malattie ematiche. Parte il progetto Aereo promosso da ESA Group con il supporto finanziario dell'ITF per la formazione professionale di un medico curante filippino specializzato in sintomatologie ematologiche. Per ulteriori approfondimenti consultate la nostra rivista online al sito www.ship2shore.it. Ship to Shore News, usciamo dopo i quotidiani, ma arriviamo prima sulla notizia.